Salve a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Parliamo di. Il programma di cui tratteremo oggi è una delle novità più importanti di questo anno televisivo. Il programma infatti è Boss in Incognito, una delle più grandi novità che Rai 2 ha portato negli ultimi mesi. L'idea di base è molto semplice. Si prende un boss di un'azienda e lo si mette a lavorare nei piani bassi, per scoprire tutto quello che non va e per scoprire come lavorano i suoi dipendenti. Alla fine della puntata il boss si svelerà ai suoi dipendenti e potrà premiarli per il loro lavoro svolto. Uno dei principali punti di forza del programma è il conduttore. Perché dico questo? Perché ho notato, ho visto la edizione americana del programma, che in America non hanno un conduttore. È soltanto il boss di turno che racconta l'esperienza. In Italia, invece, il programma è stato affidato alla narrazione di Costantino della Ghera Tedesca, già famoso grazie a Pechino Express. Come ho già detto, questo rende più forte il programma. Perché? Perché Costantino, oltre a raccontare l'esperienza del boss, si aggiunge con commenti personali e scene insieme al boss. E quindi crea degli intermezzi anche comici, spensierati, in una narrazione che comunque senti molto emotivamente. Quindi l'ironia di Costantino serve molto al programma, in quanto spezza una trama molto commovente e questo bilancia le due cose. Il fattore tra comicità e parte commovente, infatti, sono ben mixate. Ma parliamo delle storie, perché le storie in Boss in Incognito sono un grande spaccato sociale dei lavoratori odierni. Così, infatti, in ogni puntata troviamo persone che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, persone che sognano un contratto a tempo indeterminato, ma anche semplici persone che vogliono fare un viaggio che non hanno mai fatto nella loro vita. Le storie in Boss in Incognito sono vere e verosimili, e questo è un grande punto di forza del programma, in quanto comunque riescono a suscitare emozioni nello spettatore. Inoltre, è interessante e bello vedere il boss di turno come si comporta e la sua personalità. Sono tutte persone molto umane, non degli extraterrestri, con sfaccettature sempre diverse. A chi può obiettare che tutte le storie, o la maggior parte delle storie di Boston Incognito, sono false o costruite, io risponderei come ha già risposto Costantino su Facebook. Le storie sono tutte vere, devono essere per forza vere. Anche perché, se no, sarebbe un po' troppo eccessivo. Infatti, notando, ci sono storie di tutti i tipi, da quello che sta per andare in pensione ma ci tiene molto al suo lavoro, alla ragazza che vuole andare in Messico con i suoi genitori, alla donna che ha appena divorziato e che ha paura di perdere il lavoro. Ci sono di tutti i tipi di storie, come effettivamente si possono trovare in un'azienda o comunque in tutta Italia. L'unico appunto che posso trovare a questo punto è il fatto che davanti alle telecamere ovviamente i dipendenti non dicono veramente magari tutto quello che pensano. Sicuramente non sono veramente cattivi contro il boss o contro l'azienda per cui lavorano. Se gli chiedono se sono contenti di lavorare per quell'azienda rispondono sicuramente sì, perché sanno che comunque il registrato verrà trasmesso e loro non possono farci brutta figura. Quindi quel tocco di estrema autenticità si perde, secondo me. Però questo comunque non è un punto cruciale per criticare o per apprezzare Boston Incognito. L'unica critica che potrei fare a Boston Incognito è la regia. Infatti trovo irritantissimo quando Costantino parla ad una telecamera ma viene ripreso da un'altra. Le soluzioni sono solo due. O usi soltanto una telecamera per riprendere Costantino mentre parla, oppure consigli a Costantino di cambiare ogni volta telecamera a cui rivolgersi in ogni momento che vuoi riprendere, perché crea un effetto bruttissimo vedere anche 10 secondi di video di programma in cui la telecamera se ne va per fatti suoi mentre Costantino guarda da un'altra parte. Io lo trovo molto irritante, molto brutto televisivamente. Spero che nelle prossime edizioni, nel caso ci dovessero essere, si risolva questo problema. In conclusione, Boston Incognito è un programma che vale moltissimo. Infatti è un programma di intrattenimento molto alternativo rispetto a quello a cui siamo abituati, e proprio per questo va valorizzato. I quasi 2 milioni di telespettatori per adesso sono veramente poco. Questo è un programma che va incitato e premiato perché è molto ma molto valido. Ti
ti regala molte emozioni e ti strappa anche qualche risata. Ed è molto diverso dall'intrattenimento di merda a cui siamo abituati. Queste sono le mie opinioni su Boston Incognito e vorrei sapere anche le vostre, quindi lasciate un commento qui sotto al video o al post su Facebook e lasciate un mi piace al video e condividetelo se volete condividere queste mie povere opinioni sul programma. Iscrivetevi al canale se vi va. Inoltre iscrivetevi al canale di un progetto molto bello qual è Week of Fun, che vi consiglio veramente, su cui stiamo lavorando e tra breve inizieremo a fare video con costanza. E inoltre in descrizione vi lascio il link della pagina Facebook OpenTube. Un progetto bellissimo che aiuta tutti gli YouTubers emergenti a farsi conoscere di più. Bene, per oggi ho parlato anche troppo, noi ci vediamo al prossimo video.